Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi voglio presentare questo mio progetto, che è il Play Button, che tutti gli YouTubers che hanno raggiunto i 100.000 iscritti lo conoscono. In effetti è un regalo che fa Google. Non è così, è tutto in argento. Questo qui, l'ho realizzato, il design che ho realizzato, è in sintonia con le mie attuali iscrizioni. La verità mi sono ispirato osservando il video di tre ragazzi a T-Lab che loro l'hanno fatto con l'alluminio fuso. Prendono invece delle lattine, hanno fuso e hanno realizzato una targa molto simile a quella a 100.000 iscritti. Io ho usato questo design perché 100.000 iscritti non ci sono arrivato, allora ho voluto realizzare qualcosa che desse l'idea per l'impegno che sto mostrando. Poi dopo questo qui lo incornicerò e lo metterò qua dietro. Così almeno durante i video lo potete vedere tutti. Se raggiungiamo i 200 like su questo video, vi farò vedere come è possibile realizzare questo play button con normali componenti che abbiamo in casa di vita quotidiana. Allora, il video che seguirà purtroppo seguirà con delle fotografie perché per la scarsa luminosità nel mio officino sono riuscito a riprendere con la videocamera. Comunque commenterò e non sarà difficile capire come lavorare questa placchetta. Vabbè, vi rimango al video, non dimenticate di iscrivervi, di condividere e di fare un like. Un'altra cosa, a fianco al pulsante iscrizione c'è una campanellina. Se cliccate su potete essere avvisati ogni qualvolta che pubblicherò un video nuovo. Buona visione, arrivederci. Allora, per questo nostro progetto ci serve una lettiera di raffreddamento non molto grande come spessore, infatti io ho utilizzato 1 a 2 mm. Utilizziamo una pinza o un seghetto per eliminare le lamelle che non ci servono. Dopo otterremo questo risultato. Con l'uso di una molla dobbiamo rendere la superficie liscia e pulita, come vedrete nella foto. Subito dopo andremo a stampare il file che troverete in PDF in descrizione e lo andremo a applicare sopra la nostra piastrina. La parte in eccesso dovrà essere eliminata con l'uso di un seghetto. Siate molto precisi nel tagliare questa parte. Subito dopo, con l'uso di un pennarello indelebile, andremo a colorare gli angoli che dovranno essere successivamente eliminati con l'uso di un flessibile. Siate molto precisi, usate sempre i vostri dispositivi di protezione per fare questi lavori. A questo punto verrà la parte un po' più complicata, praticamente la freccia interna, il play. Allora, con l'uso di un trapano a colonna, utilizzando una punta da 4 mm, mettetevi nei tre angoli e perforate, e seguendo la linea fate diverse perforazioni in modo lineare. Poi, con l'uso di una punta molto più grande andrete a perforare all'interno, cercando di eliminare tutto quello che è rimasto della parte di alluminio. Dopo, con l'uso di una carta abrasiva molto sottile, andrete a lavorare la parte interna in modo da togliere quelle che rimarranno, che saranno le sbavature di alluminio. Il risultato finale sarà questo qui, dopo aver pulito dalla carta con l'uso dell'acqua oppure sempre con la molla. A questo punto, procurandoci un foglio di carta rosso, lo utilizzeremo come sfondo per dare quel play rosso. Incollatelo sotto la palacchetta di alluminio e dopo con la forbice ritagliate la parte che è in eccesso. Utilizzate, come ho fatto io, un tipo di collante tipo silicone. In questo modo, se lo utilizzate anche sulla superficie, potete ottenere un effetto lucido. La parte interna io l'ho riempita con della colla a caldo di colore rosso, ma voi potete utilizzare, se ce l'avete in casa, anche del silicone trasparente. L'uso della carta rossa che avete messo come sfondo vi darà comunque questo bell'effetto.